candelora rappresentate? Il cerio fiorai. E che cosa per voi significa la festa di Sant'Agata? In primis abbiamo fede, devozione e oltre lo sforzo cerchiamo di portare luce nel percorso della santa. Perché in questi giorni vi caricate sulle spalle le candelore? Cioè che valore hanno e che cosa rappresentano? Queste sono delle tradizioni che stiamo portando avanti perché tantissimi anni fa, quando non c'era luce nelle strade come adesso, le candelore rappresentavano e facevano luce lungo il percorso di Sant'Agata. È una devozione comunque sia che viene tramandata di padre in figlio oppure per passione che ha ognuno di noi. È uno sforzo abbastanza pesante, ma in questi giorni si stringono i denti e si va avanti. Com'è rivivere la festa dopo tutti questi anni in cui non si è potuta vivere insieme? È un'emozione ancora più grande perché siamo stati fermi questi anni e riprendere è un'emozione sempre nuova. Quest'anno con qualche cambiamento ci siamo sempre davanti alla santa, cerchiamo di fare la festa e speriamo che vada tutto bene. Chi rappresentate con questa candelora? Noi rappresentiamo i Mastri Artigiani, è un cerio di nuova costruzione, anno 2000. E stiamo partecipando alla festa della processione del 3, dopo tanti anni penso che era ora. Cosa appunto significa per voi la festività di Sant'Agata? Noi a parte portatori siamo anche devoti, infatti molti di noi portano il sacco domani durante la processione. Bisogna essere anche devoti per portare la candelora, non è semplice. Poi voglio dire, da catanesi penso che sia giusto. Ma voi ogni giorno cambiate le persone che portano la candelora? Assolutamente no, noi usciamo alle 8 inizio della festa e rientriamo sempre gli stessi 8. Poi, Dio mio, può succedere qualche infortunio, quello potrebbe accadere, ma speriamo di no. Speriamo di no. Vedi già, a parte portare la candelora è un momento di gioia che tu porti nei quartieri in cui c'è tanta gente che ha bisogno, un po' di allegria. E porti la luce, questa rappresentano la luce, un cerio, i ceri che illuminano il percorso di Sant'Agata. E mi creda che nei quartieri abbiamo fatto delle bellissime feste, la gente è contenta e anche noi. Questa è la candelora dei pizzicagnoli, non chiede ai salumieri, cioè detta formaggiata. Cosa rappresenta per voi la candelora? Che valore ha? Perché la portate sulle spalle? Per noi è una devozione, nonché pure una passione, che si tramanda dai genitori, dai nostri antenati, da sempre. Dopo il Covid potete vivere di nuovo tutti insieme questa festa, qual è l'emozione? Basta che la vedi qua, fra le persone, c'è allegria, c'è festa.